Buonasera, Francesca Mencacci, della Nazione. Io inizierei con Olivieri. Buonasera, volevo sapere quali gli obiettivi personali per questa stagione. C'è qualcosa che non è andato nella sua prima parte e se ci racconta che cosa conosce anche di Perugia. Grazie. Buonasera a tutti. L'obiettivo sicuramente è quello di mettermi a disposizione della squadra e del mister e di provare a dare il mio meglio. È stata una prima parte di stagione un po' sfortunata, diciamo, tre gol annullati, pali, traverse. E quindi vengo qui con uno spirito di rivalsa e niente, tutto qua. Cercherò di aiutare al massimo la squadra e il mister. Perugia è una buona squadra, dobbiamo raggiungere il prima possibile la salvezza per puntare ad altri obiettivi. La mia domanda è per Veghetto. Buonasera, Paola Costantini di TEF Channel. Lei è nato a Perugia nel periodo in cui il papà giocava qui. Volevo sapere se l'aveva sentito e soprattutto se le aveva detto qualcosa in particolare sul fatto che anche lei adesso indosserà la maglia biancorossa. Ma, tanto buongiorno a tutti. Sì, sicuramente ho parlato con papà, ancora non ho avuto modo di parlarci in maniera approfondita, però mi ha già raccontato un po' di aneddoti, un po' di cose e essere venuto qui mi rende molto orgoglioso perché so quello che ha fatto papà, però io ora sono qui per dimostrare, insomma, che posso dare una mano a questo gruppo che è già molto forte, a parer mio, quindi dovrò essere bravo a integrarmi nel miglior dei modi anche nel sistema di gioco del mister. Buongiorno, la mia domanda è per D'Urso, Carlo Forciniti, Corriere Buongiorno. dell'Umbria. Ti chiedo dove ti trovi, o dove pensi di trovarti meglio nel modulo di Albini, se come mezzala, eventualmente come trequartista, dove ti vedresti meglio? Grazie. Come già ho parlato col mister, per me è indifferente dove giocherò, sia mezzala destra, mezzala sinistra o tre quarti. Li ho fatti tutti e tre di ruoli nella mia carriera calcistica, quindi non ho preferenze. Sì, buonasera, Corrado Lussito del Messaggero. Domanda per Beghetto. Volevo sapere, parlando di ruolo anche con te, tu riesci a giocare sia da esterno a 5, sia eventualmente puoi giocare anche in altre posizioni. C'è anche da intermedio in casi estremi. Principalmente, Grazie. diciamo, nella Serie B ho avuto modo di rendere al meglio da esterno di centrocampo, da quinto, quando ero alla SPAL, e poi ho comunque avuto sempre squadre nel mio passato dove si giocava con il modulo 3-5-2, 3-4-3, 3-4-1-2, quindi sempre esterno di centrocampo. E qualche volta, in caso di emergenza, ho fatto anche la mezzala, ma mi sento più da giocatore da fascia, diciamo. Buongiorno, Gabriele Pandelli, Calcio Grifo. Una battuta rapida per tutti e tre. Il numero di maglia, avete un motivo particolare oppure semplicemente quello che è rimasto a disposizione? È il numero di maglia con cui ho esordito quando ero alla SPAL, con cui papà comunque aveva giocato anche quando era qui, qualche volta lo metteva. Una volta c'erano i numeri che si cambiavano ogni domenica, quindi, però lo vedevo spesso nei VHS, quindi è un numero che a me, che nella mia vita l'ho ritrovato molto spesso, anche in piccole cose, quindi è un numero che era libero e ho subito detto prendo questo numero. Il numero che ho scelto è l'anno di nascita della mia ragazza. Mi è stata molto, molto vicino questo periodo. L'anno scorso, che non è stato facile, fuori dal calcio, quindi ho scelto questo numero anche perché poi non l'ho mai indossato. Quindi sono contento di averlo preso quest'anno. Io invece l'11 l'ho sempre portato da ragazzino, quindi seguo la tradizione. Quando posso e è libero, prendo l'11.
Buongiorno, Marco Taccucci di Umbria TV. Avete Buongiorno. Tutti avuto tre recensioni eccellenti. D'Urso ce l'ha avuta con Cosmi, che mi ha scritto subito e mi ha detto: avete preso un gran bel giocatore, un bravissimo ragazzo, vedrete che farà bene. Beghetto, tuo papà Max, perché qui forse tu non lo sai, ma tuo padre qui è una mezza un'istituzione, perché in quel ruolo è stato uno dei migliori negli ultimi 30 anni. E Olivieri, Pantaleo Corvino, che ha un po' respinto al mittente, secondo me le accuse un po' ingenerose, eccessive, visto che tu comunque sei stato tra i protagonisti, hai giocato spesso titolare, Lecce, insomma sei subentrato molte volte dalla panchina, quando non giocavi stavi in panchina ma entravi. Che sensazione avete rispetto a queste tre persone che hanno parlato di voi? Iniziamo da Olivieri. Sono contento che il direttore Corvino ha speso belle parole nei miei riguardi, però ci tengo a chiarire una cosa, che è stata passata una cosa sbagliata dicendo che la società, che io ho voluto chiedere la cessione alla società, ma così non è stato, e che loro hanno voluto che io andassi via. Io sono felicissimo di essere qui e onorerò la maglia da qui a fine prestito, quando sarò qui. Ok. E ringrazio tantissimo il mister Cosmi, che tra l'altro abbiamo raggiunto una salvezza storica quando siamo stati ad Ascoli. Io spero di ripagare, ce la metterò tutta per ripagare la fiducia che hanno avuto presidente, direttore e mister nei miei confronti. Spero che non sia stato di parte mio padre, però so cosa vuol dire vestire questa maglia, e quindi solamente essere qua per me è motivo di orgoglio, e devo solamente pensare a, come ho detto prima, mettermi a disposizione della squadra e cercare di fare il massimo, e spero poi di lasciare un bel ricordo. Sì, Enrico Fannelli, Tifo Grifo, Agenzia Stampa Italia. Una domanda per Marco Olivieri. Volevo chiederti, anche parlando del ruolo, l'abbiamo già chiesto agli altri due giocatori e te lo chiedo anche a te. Si dice che tu possa fare sia la prima che la seconda punta. Qual è la posizione che tu prediligi? Guarda, posso ricoprire tutti i ruoli d'attacco, però principalmente mi sento una seconda punta. Mi piace attaccare le spalle, cioè gli spazi che mi crea la prima punta, e comunque posso agire anche da esterno da prima punta, però preferisco seconda punta. C'è qualcuno? Sì, per Olivieri. Se non sbaglio, per due volte lei ha sostituito Dybala, è stato chiamato in campo per sostituire Dybala, tra l'altro una volta anche in Champions. Che cosa aggiunge in autostima e motivazione? Sono comunque due sogni, il sogno di esordire in Serie A e il sogno, penso, di ogni ragazzino di esordire in Champions League. Sono state due esperienze fantastiche che ne trarrò vantaggi più avanti. Sì, posso. Io una domanda per D'Urso. Praticamente nelle, diciamo, ultime due gare che ha giocato contro il Perugia, cioè è stato decisivo. Due anni fa, se non sbaglio, un anno e mezzo fa, quando era, sì, segnando. Sì. E in quest'ultima occasione cambiando la partita, possiamo dirlo, perché di fatto il suo ingresso è stato decisivo. Sì. Speriamo che faccia lo stesso anche col Perugia, visto insomma, due prestazioni eccezionali, al di là del gol che segnò anche con l'Ascoli, se non sbaglio. Sì. Ma soprattutto come partite, queste ultime due col Cittadella, eccezionali. Sì. Insomma. Infatti dovrei giocare sempre contro il Perugia. No. No, è vero. Tutti quanti me l'hanno detto, e poi soprattutto essere riuscito a venire nella squadra dove, contro cui ho giocato meglio, mi fa ancora più piacere, soprattutto perché ho lasciato un bel ricordo d'avversario e spero di lasciarlo magari anche da artefice. Chiedevo a tutti e tre, com'è stato l'approccio, il primo allenamento, l'approccio con l'allenatore e con la squadra? Grazie. Ma sicuramente è stato un approccio positivo,
Personalmente ho notato che c'è un gruppo, come ho detto prima, molto forte, che negli allenamenti ha un'intensità veramente importante, quindi è veramente, veramente è stato un approccio positivo. Anche per me è un approccio assolutamente positivo, il gruppo è molto forte e possiamo ambire a qualcosa di importante, ovviamente dobbiamo rimanere umili e col mister ha un'idea di gioco ben chiara e questo è importante per noi giocatori perché scendiamo in campo e sappiamo cosa fare precisamente. Anch'io mi sono trovato subito bene dall'inizio, vedo il mister molto deciso nei suoi concetti e credo che ci possa dare una grande mano e noi cercheremo di seguirlo. Ancora per Durso, perché io sono curioso, quando tu sei entrato, se non sbaglio quel Perugia Cittadella, entrasti nel secondo tempo. L'ultima partita? Sì. Sì. Entrasti nel secondo tempo, hai fatto l'esterno d'attacco? No, trequartista. Hai fatto trequartista, però per esempio sul gol hai fatto un movimento un po' d'esterno, no? Sì, sì, sì. Hai fatto un movimento d'esterno, hai preso palla, sei rientrato, hai calciato su... No, me lo ricordo perché ho detto, ma questo... ci sta a far diventare matti. Sì, sì. e quindi diciamo che ho immaginato per te che tu fossi un esterno d'attacco, comunque un trequartista. Poi andando a vedere meglio un po' la tua carriera, sei partito trequartista, a Roma giocavi con Machin, se non sbaglio, Doi e Pellegrini. Sì, esatto. E tu facevi il trequartista, no? Sì, sì, sì. E, però hai giocato anche mezzala, quindi non so se mezzala destra o mezzala sinistra. Entrambi. Sì, entrambi. Anche in un centrocampo a 4, tipo due esterni, anche come secondo di metà campo, cioè nel senso da centrale di metà campo? No, più quel ruolo di meno. Ho ricoperto sempre mezzala destra, mezzala sinistra e tre quarti sempre, insomma, anche all'interno di una stessa stagione ricoprivo più ruoli. E il centrocampo invece nel centrocampo a due più raramente. Okay. Però ti chiedo, no, visto che comunque questa è una dote importante, essere duttili, no, avere diciamo capacità di ricoprire più ruoli, però diciamo qual è il ruolo dove ti senti, non dico meglio, però dove credi che tu possa rendere al meglio? Poi magari questa la risposta non, ma ti potrebbe mettere in difficoltà, però se ti chiedono giochi oggi mezzalo, trequartista o esterno, dov'è che sei più contento? No, dov'è no. Che senti di essere diventato forte per un ruolo? Certo, capisco. Grazie. La domanda. E ovviamente il ruolo viene deciso anche dall'idea che ha la squadra. Molto spesso trovi delle mezzale dove i mister vogliono, gli allenatori vogliono che non attacchi mai la profondità, che rimani fisso, alcuni vogliono che ti butti in area di rigore, alcuni vogliono che ti abbassi a prendere palla per costruire. E la stessa cosa vale per il trequarti. Il trequarti c'è chi vuole che si butta negli spazi e c'è chi vuole che rimane tra le linee. Ovviamente mi reputo un giocatore che tra le linee può fare meglio e quindi dipende sempre la mezzala come viene intesa e il trequarti come viene inteso. Tra le linee secondo me posso esprimere insomma il mio massimo potenziale, credo. No, non parlavo di fase di non possesso, parlavo di fase di possesso. Quando abbiamo palla noi, farmi trovare tra le linee, e prendere palla, costruire, imbucare gli attaccanti, forse lì è dove mi trovo meglio. Poi mezzala o tre quarti non ti so dire perché tutti e due i ruoli sono simili, ma non uguali. Grazie. Un'ultima battuta per tutti e tre, arrivate comunque su una squadra abbastanza collaudata dopo mesi in cui ha fatto bene. Cosa vi sentite che potete dare voi alla stagione di questa squadra e cosa vi sentite che può dare il Perugia alla vostra carriera? Ma io vengo comunque da, come ho detto prima, da una squadra che giocava con un modulo molto simile, quindi le dinamiche sono più o meno simili. Sicuramente cercherò di dare una cosa che è fondamentale secondo me, l'impegno, massimo impegno, quello sicuramente, e a livello tecnico di campo mi piace molto allargarmi e cercare di mettere dei palloni per i miei compagni dentro l'area, quindi cercherò di mettere a disposizione questa mia caratteristica per il gruppo. Cercherò di aumentare
di aumentare i gol del Cittadella, di aumentare le occasioni, di cercare di, insomma, di dare un supporto all'attacco il più possibile. Questo è quello che cercherò di dare al Perugia, maggiori opzioni in avanti, in fase offensiva. Il Perugia penso che possa regalarci tanto, è una squadra forte, l'ho ripetuto prima, quindi ha tutte le carte per ottenere qualsiasi traguardo. Anch'io cercherò di impegnarmi sempre e spero di sbloccarmi presto, di fornire assist anche ai miei compagni e possiamo toglierci grandi soddisfazioni tutti insieme. Senti Marco, io ho visto alcune spezzoni di partita, tu ti sei fatto un mazzo tanto per la squadra, no? Ti abbassavi, facevi salire, lavoravi di sponda, è un po' quello che sta accadendo anche a Matos, al Perugia, no? Però adesso con Beghetto, che arriva un pochino più e dà soluzioni sicuramente un pochino più diverse a Lisi, perché lì gioca un destro che gioca a sinistra, e con D'Urso dietro tutto il gioco ne dovrebbe trovare giovamento. Ho detto, usando un esempio, che forse il Perugia si avvicinerà un po' di più all'area di rigore. Siete d'accordo? A Lecce giocavo prima punta, che comunque è diverso da, cioè, il modo di giocare da Lecce e Perugia è diverso dai moduli. A me piace giocare, ripeto, con le due punte per attaccare gli spazi che mi creerà la prima punta, e poi con l'arrivo di noi tre speriamo di aiutare tutti.